Ciao ragazzi, benvenuti alla quinta lezione del mio corso. Come preannunciato la scorsa volta, oggi affronteremo la pronuncia delle lettere M, N, O e P. Ma iniziamo subito. Lettera M. In inglese, M. La lettera M viene pronunciata in inglese così come la pronunciamo in italiano. Esempi pratici possono essere ad esempio la parola topo, che appunto si dice mouse, o ancora il nome Michele, Michael. Come sentite, la M viene pronunciata così come la pronunciamo in italiano. Esiste però un'eccezione che rende la M una lettera muta. Questo avviene nel gruppo di pronuncia MN, inizio parola. Un esempio pratico è la parola mnemonico, che in inglese si dice mnemonic, che infatti è scritto mnemonic, ma si pronuncia mnemonic. Ma andiamo avanti. La lettera N, in inglese N. La lettera N, così come la lettera M, viene pronunciata in inglese così come viene pronunciata in italiano. Esempi pratici possono essere, ad esempio, mai, che in inglese si dice never, o ancora la parola need, ovvero avere la necessità, oppure il bisogno. Così come per la lettera L in alcune parole, come ad esempio milk e silk, in cui questa lettera è appunto velarizzata, vi ho già spiegato, ovvero pronunciata grazie al suono prodotto dalla lingua nello sbattere sul palato, anche la N risulta avere questa pronuncia nei gruppi NG e NK. Esempi pratici sono la parola running. Running, non è running. Running, ovvero correre o la corsa. O ancora la parola song, ovvero la canzone. La parola link, il collegamento. La parola singing, ovvero cantare. Nel gruppo MN, in posizione finale di parola, la N risulta essere muta. Un esempio pratico può essere la parola damn, in inglese e in americano damn, che significa accidenti. Ma proseguiamo. Lettera O, in inglese O. La lettera O può differenziarsi in diverse pronunce. Prima pronuncia può essere O. Esempi pratici sono le parole hot, in inglese britannico, in inglese americano hot, che vuol dire caldo, o ancora la parola copper, in inglese britannico e in inglese americano copper, ovvero il rame. Prossima pronuncia, o. Esempi pratici sono la parola over, ovvero oltre, o ancora motion, ovvero movimento, o ancora rope, ovvero la corda. Ennesima pronuncia della lettera O è A. Esempi pratici sono la parola done, ovvero fatto, become, ovvero diventare, love, ovvero amore, country, ovvero la campagna o il paese come nazione. Un'altra pronuncia della lettera O è di U allungata, ovvero U. Parole che concludono con il gruppo di lettere OVE. Esempi pratici sono la parola move, muovere, improve, migliorare. Andiamo avanti. Il gruppo OR, OR, in parole monosillabiche o in sillabe accentate, specialmente se seguito da consonante, può avere due pronunce. Prima, O. Esempio pratico, sort. Sort, ovvero genere, tipo. Seconda pronuncia, E. Esempio pratico, work, ovvero il lavoro, lavorare. Word, una parola. Andiamo avanti. Il gruppo OW. Questo gruppo può avere due pronunce possibili. Prima pronuncia, au. Esempio pratico può essere la parola shower, ovvero la doccia, o ancora coward, ovvero codardo, vigliacco. Seconda pronuncia possibile di questo gruppo è o. Esempi pratici sono rainbow, ovvero l'arcobaleno, o ancora crow, ovvero corvo. Ma andiamo avanti con la prossima pronuncia. La doppia O può avere diverse pronunce. Quella più comune è di U allungata, U. Esempi pratici di questo gruppo sono la parola
Food, ovvero il cibo. O ancora balloon, ovvero palloncino. Il secondo tipo di pronuncia della doppia O è una U corta che però non va confusa con la U italiana. Infatti in questo caso la U tenderà leggermente alla E. Esempi pratici sono la parola good, ovvero buono, non è good, good. O ancora foot, ovvero il piede. Ma andiamo ancora avanti. Un'altra possibilità di pronuncia della doppia O è A. Esempi pratici sono la parola blood, ovvero il sangue, o ancora flood, ovvero inondare. Quarta ed ultima pronuncia della doppia O è il suono O. Esempi pratici sono la parola door, ovvero la porta, o ancora floor, ovvero il piano di una casa. Ma proseguiamo e andiamo ad affrontare la pronuncia della lettera P, l'ultima di questa lezione. La P risulta essere pronunciata come in italiano, ma bisogna tener conto di alcune regole. Prima regola: la P ad inizio parola o inizio sillaba è spesso pronunciata in maniera aspirata, con un suono più accentuato che in italiano. Un esempio pratico può essere la parola palmo della mano o palma come albero, ovvero palm. Seconda regola: il gruppo PH viene pronunciato F, F. Esempi pratici sono ad esempio la parola telephone, il telefono. O ancora photograph, la fotografia, o ancora la città Philadelphia. Sono però alcune eccezioni alla pronuncia di PH, ad esempio la parola pastore, che si dice shepherd, o ancora il nome di persona Stephen, non si pronuncia Stephen o Stephen, ma Stephen. Altra regola da ricordare, la P risulta essere muta nel gruppo PS ad inizio parola. Un esempio è psychology, la psicologia. Non viene pronunciato psychology, ma psychology. Risulta essere muta in alcune parole del gruppo PT. Esempio pratico può essere la parola receipt, non receipt. Receipt, ovvero la ricevuta, lo scontrino. Sempre nel gruppo PT risulta essere invece pronunciata in script, ovvero il copione, oppure option, ovvero opzione. Nella descrizione troverete un link ad un sito internet che include tutti i simboli fonetici oggi impiegati, così da poter essere meglio utilizzati. Nella prossima lezione affronteremo invece la pronuncia delle lettere Q, R, S e T. Bye bye!